Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono sempre io Raz. Prima di iniziare vi invito a seguire la mia pagina Instagram e soprattutto a iscrivervi al mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi video. L'ospite di oggi è un regista che lavora e vive a Bergamo, lavora in autoproduzione o con collaborazioni con la casa di produzione e distribuzione La Bottanta di Bergamo. La cosa interessante dei suoi film è la sperimentazione tecnica con la quale Luca indaga il formato di ripresa. Ha sperimentato quasi tutti i supporti possibili. La pellicola Super 8, per esempio, lo ha portato a gareggiare nella sezione Orizzonti a Venezia col cortometraggio Colombi, uno dei più bei cortometraggi che abbia mai visto. Parallelamente, sempre la pellicola Super 8 lo ha portato a gareggiare al Torino Film Festival con il lungometraggio Abacuc. Ha sperimentato poi la VHS con il cortometraggio Pierino, che lo ha portato al Lucca Film Festival, senza dimenticare il cinema digitale, che lo ha portato direttamente al Festival del Cinema di Locarno. Per quanto secondo me non tutti i suoi film sono al medesimo livello, Luca Ferri è diventato col tempo uno dei più proliferi registi di cortometraggio italiano. Una cosa assurda se pensiamo che il cortometraggio in Italia non viene minimamente valorizzato. Perciò vi invito a guardare questa intervista che ho realizzato a Luca Ferri e vi chiedo già scusa se ci saranno dei rumori molesti, però abbiamo potuto girare solamente in un bar. Dipende un po' dalle intenzioni, quindi Magog viene nel 2011, quindi ci sono stati 4 anni di gestazione, quindi abbiamo iniziato nel 2007, ho iniziato nel 2007 le registrazioni e viene dopo 10 anni dove non mi sono dedicato alla letteratura e non al cinema, quindi ritornare dopo 10 anni al cinema e rivedere i lavori precedenti mi ha fatto capire insomma quanto insomma, quei lavori non fossero esattamente diciamo compiuti per come poi sono maturato io, per come sono cambiato io. Quindi da Magog in poi non l'ho disconosciuto dei lavori, ad esempio. Quindi sono arrivato al cinema, diciamo, un po' tardi, diciamo, dopo i 30 anni, ecco. Quindi. Ma erano dei lavori di osservazione, quindi tutti su camera fissa, non c'era mai movimento anche lì, però erano lavori abbastanza acerbi, nel senso che c'era il rigore, la composizione, ci sono cose che poi sono arrivate anche dopo negli altri lavori, però diciamo non, io stesso avevo comunque ancora grosse lacune dal punto di vista anche proprio personale, quindi come conoscenza di scrittori, autori, diciamo ero ancora in una fase di chiamo l'assorbimento e quindi c'è proprio una necessità di essere diciamo più compiuti possibili prima di fare un lavoro, no? E riconoscerlo come tale. Quindi sono stati una palestra, ecco, per poi arrivare a quello che è arrivato dopo, ecco. Perché non ragiono mai su faccio un lungo, faccio un corto, faccio un medio, non c'è mai un ragionamento speculare di questo tipo, no? Cioè a seconda del soggetto, a seconda di cosa stai facendo, la lunghezza poi è una conseguenza, no? È lo stesso motivo per cui i formati continuano a cambiare, non c'è mai un ragionamento a priori dove dici voglio fare un film in 16 mm a tutti i costi piuttosto che. A seconda di quello che stai facendo, la scelta del formato, la durata, cresce, diciamo, insieme al progetto. Più o meno la metà dei lavori, la fotografia l'ho fatta io. Diciamo che lavorare con un direttore della fotografia, con un fonico, soprattutto i nuovi lavori, che ad esempio non hai ancora visto, hanno veramente una piccola troupe, diciamo, di competenze e professionalità, no? Secondo me è interessante anche misurarsi con altre persone. Io penso che il lavoro poi ne tragga fortemente dei benefici. Chiaro che il prerequisito è che tu queste persone le devi scegliere. Cioè non è una produzione che ti impone delle persone, quindi ti trovi con qualcuno con cui non ha affinità intellettuali e di visione, no? Quindi quando parlo del mio direttore della fotografia, parlo di una persona di cui mi fido al 100%. Io, Pietro, in alcuni casi,
veramente difficilmente entro anche in, perché veramente so già quello che lui mi sta dando, e, cioè una specie di, abbiamo passato tantissimo tempo insieme, lo sguardo che noi abbiamo, i nostri riferimenti sono quelli, quindi nasce tutto da un rapporto personale, no? Una cosa che probabilmente in una produzione, se hai delle persone imposte, difficilmente ottieni, ecco. Quelle persone fortunatamente te le scegli e quindi è più una crescita tua, no? Personale, quello di lavorare con altri, di non fare un lavoro da one man band, insomma. Sono fuori dal cinema in realtà, sono tutti fuori. mi viene in mente in letteratura, non so. Per non dire sempre il solito Bernard, un italiano importante per me è Tommaso Landolfi, grandissimo scrittore, piuttosto che in architettura, per uscire dai soliti classici, un contemporaneo è Valerio Olgiati, che è un grandissimo architetto. Sicuramente la camera fissa per me è importante, non come postura di cinema autoriale, ma proprio perché è proprio un interesse mio la fotografia, quindi utilizzare un movimento, diciamo, ci penso bene prima di farlo, deve essere molto calcolato, deve essere ragionato, non deve essere gratuito, quindi altrimenti se riesco a esaurire un racconto o quello che sto dicendo con un'inquadratura fissa, preferisco l'inquadratura fissa, ma perché è debitrice di un'altra forma linguistica, il movimento deve essere, me lo devo giustificare prima di farlo. Baracchetti, Luca Baracchetti, uno degli due autori del gruppo Baracchetti Ruggeri, aveva visto Abacuc, gli era piaciuto, mi ha contattato, mi ha dato la possibilità, probabilmente conoscendomi, sapendo che magari avrei potuto, mi ha dato la possibilità di scegliere quale singolo fare all'interno dell'album che poi è uscito. E di essere libero anche per la durata, infatti il video in questo caso dura più della canzone, quindi ci sono dei momenti in cui c'è silenzio perché il pezzo musicale finisce e poi continua tranquillamente il video. Quindi mi è piaciuto molto il loro approccio, che è stato comunque un approccio, diciamo, non utilitaristico, quindi e poi apprezzo anche la loro musica, pur essendo distante da Dario Agazzi, pur essendo distante dalla classica contemporanea e quant'altro, comunque io riconosco un grande valore nel loro lavoro, insomma. Siamo andati in Marocco io, Pietro De Tilla, che è il direttore della fotografia, una fonica, Nassila Scherfi, e io credo che meno di 2.000 euro ce la siamo cavati, quindi si può fare un lavoro, anche perché non era in pellicola, ad esempio questo lavoro girato in digitale. Allora, Bovo, abbiamo, diversamente qui dagli altri lavori dove sono tutti rigorosamente scritti, diciamo, non c'è mai molta improvvisazione, anzi quasi, quasi mai, diciamo. A Bovo è un lavoro molto nato al contrario, nel senso che l'idea era di utilizzare 9 bobine, Super 8, 9 pellicole, e di non effettuare montaggio. Quindi è un film fondamentalmente senza montaggio. Che l'hai visto, insomma, quindi finisce una pellicola e inizia un'altra, e quindi abbiamo voluto lavorare su una struttura di questo tipo, ad eccezione dell'ultima pellicola che è divisa in due, quella dell'albero. Successivamente alla realizzazione delle immagini ho scritto il testo, quindi è stato un processo inverso rispetto a Colombi, dove prima c'è il testo, la struttura e poi tutta la costruzione, no? In Curzio Marzio c'era la partitura di Dario Agazzi e poi è arrivato il film. Qui invece è nato tutto al contrario, quindi prima abbiamo costruito le immagini, poi. È una coproduzione mia, metà di Enece Film, quindi quando si parla di coproduzioni a questo livello è una compartecipazione tecnica, ad esempio, così anche come per Dulcinea, il film in 16 mm di cui ti parlavo prima, diciamo la produzione mette le competenze, gli strumenti, la Bolex, cioè tutta una serie di attrezzature per la realizzazione del film. È chiaro che non ci sono compensi, quindi diciamo è più una compartecipazione tecnica, così anche per Abovo, insomma. Sono
sempre pensato al limite come un'opportunità, nel senso che è ovvio che avere dei mezzi ti può permettere di misurarti con altre forme di sperimentazione, altre forme di linguaggio, altri azzardi, no? Quindi chiaramente produttivamente anche diversi. È anche il motivo per cui non faccio solo fin da solo, quindi anche per misurarmi con un processo in divenire, anche di crescita, no? Del proprio lavoro, no? Quindi è chiaro che mi piacerebbe misurarmi con una produzione più strutturata, per vedere se sono ancora in grado di portare avanti un'idea di cinema così, insomma, rigorosa e anche abbastanza personale, direi, anche in un ambito con delle produzioni più ampie. Quindi, però comunque sia l'idea di limite, l'idea di anche di ristrettezza economica, di mezzi, io non la vivo male. Cioè non la vedo come una cosa, non è una cosa di cui mi cruccio, insomma. È chiaro che determina tantissimo poi quello che stai realizzando, però è anche vero che ti obbliga a insegnarti, ti obbliga a pensare a nuove soluzioni, e quindi sei chiamato continuamente a trovare con delle soluzioni, diciamo, appunto legate a questi limiti per riuscire a fare qualcosa di comunque sia comunque potente, che non sia un discorso abbracciato, approssimativo, no? Quindi non è solo una questione di mezzi economici per me. Ho sempre spiegato a Dario che il mio interesse nei suoi confronti è un interesse proprio che non ha a che fare col grottesco. Io non sono attratto dal corpo grasso, cioè non è quella la motivazione. Infatti la prima inquadratura di Dario Bacis, il primo film, il primo film di quelli non, diciamo, disconosciuti, quindi Eccehubo ad esempio, Dario non si vede nella totalità del corpo, si vede solo il primo piano, il volto, quindi è quello che mi interessa, quindi proprio la sua espressività che è molto simile a quella di un dipinto, cioè ricordo più Piero della Francesco, no? Questo tipo di potenza visiva. Poi chiaramente in altri lavori è arrivato il corpo, perché comunque non c'era solo quel tipo di fissità. E quindi niente, in modo semplice, parlando con le persone, spiegandogli quello che stai facendo, qual è la tua idea di cinema. È un po' un argomento scottante, nel senso che toccava una tematica che è quella del corpo di un anziano in una casa di riposo che poteva essere molto, molto pericoloso, molto abusato, no? Si poteva portare dietro un certo tipo di rischio, no? Quindi, io ci sono stato all'incirca 6 mesi, tutti i giovedì, mi recavo a questo spazio, ho conosciuto le persone, non è stato un discorso molli e fuggi, vado una volta, becco le persone più caratteristiche e poi ci faccio un lavoro, no? Quindi c'è una persona che lavora per lì, che conosco, quindi è stata una cosa molto naturale nel tempo, ho conosciuto un po' le persone che erano in quella struttura e via, insomma, poi ho cercato comunque di utilizzare quelle persone di quella struttura come veramente non come elemento di pietas da utilizzare in modo semplice e gratuito, no? Infatti è un film totalmente di finzione, cioè sono degli attori fondamentalmente, no? Recitano se stessi, ma qualcos'altro, no? Signor Colombi è noto nella struttura ospedaliera perché lui canta sempre. Quando lui si muove sulla sedia a rotelle all'interno di questi corridoi sovietici di questa struttura, lui canta. E perché nel suo passato, comunque, con lui ha fatto una storia molto interessante, è stato un ex panettiere, poi è diventato bibliotecario, ha sempre coltivato la passione del canto, lui faceva il pane e cantava, fondamentalmente. E la stessa cosa se la porta anche in casa di riposo, continua a cantare. Quindi noi gli abbiamo detto canta, ha fatto tutto lui. Infatti penso che si nota il fatto che tra i due pezzi del canto totalmente scollegati, lui in autonomia ha deciso cosa cantare, se stare zitto, se riprendere. Infatti la pellicola a un certo punto finisce, abbiamo dovuto utilizzare del nero, perché lui continuava a cantare e la pellicola chiaramente finiva e quindi, diciamo, non girando in digitale non potevamo continuare a riprendere quel momento, no?
quindi è proprio una cosa oggettiva e naturale, anche qui torna questo termine, no? Cioè, l'ha deciso un po' lui, quindi in questo caso in una struttura così rigida come il mio cinema, dove tutto è scritto, tutto è calcolato, avere dei momenti in cui all'interno di queste regole, di questi autopaletti, autolimitazioni, qualcosa esplode, salta fuori con tutta la potenza dell'immediatezza, della naturalità, e diventa molto forte questa cosa, e soprattutto non si respira un'aria di, scusami il termine, un po' di finzione o di furberie, eh? Ecco.